Benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui insieme per parlare dell'acqua di riso per quanto riguarda i capelli. Iscriviti al canale, lascia un commentino qui sotto e soprattutto attiva la campanella per non perderti nessun video, e mi trovi anche su Instagram, quindi seguimi su tutti questi social, così possiamo anche parlare, interagire e posso anche raccontarti più di me. Per quanto riguarda l'acqua di riso, iniziamo subito. Allora, è ormai da 2-3 anni che faccio l'acqua di riso sui capelli per farli crescere. Avevo i capelli danneggiati a seguito di un trattamento un pochino pesante per i miei capelli e quindi avevo bisogno di qualcosa che riuscisse in qualche modo a farmi crescere. I miei capelli, ok, sono lunghi così, sto attenta a non mostrarvi i pantaloni del pigiama. E sì, mi piace molto il fatto che si stanno rinspessendo e stanno crescendo, mentre prima si spezzavano. Sarà ormai, devo dire, almeno un 6 mesi che non trovo più i capelli nel pigiama, cosa che prima mi succedeva proprio che era un trattamento così pesante che perdevo molti capelli. Con l'acqua di riso, ma in realtà anche con tutte quelle cose che contengono vitamina B, in particolare B5, quindi fate una cosa, ora vi spiego come fare l'acqua di riso, ma ti consiglio di andare su internet a cercare le vitamine che contiene la verdura o la frutta che hai nel frigorifero o comunque in cucina e usa quelle. Cioè, l'acqua di riso è solo una delle tante cose che puoi usare sui capelli, soprattutto se magari in questo periodo, ma in generale, non si ha voglia di uscire a cercare un nuovo prodotto, oppure siamo, diciamo, in una situazione un po' particolare. Comunque, io quando non ho tempo di uscire a prendere la maschera per capelli, per esempio, non salto mai comunque la mia routine beauty settimanale, piuttosto apro il frigorifero, cerco le vitamine che ho bisogno nel frigorifero, a parte quando li spaccio proprio in modo energico, però ne perdo molti meno, nel pigiama non ne ho più. Questa cosa mi stupisce perché fin da prima, tra l'altro, di questo trattamento soffrivo di questa caduta del capello. Ovviamente non cadendo continuano a crescere anche. Sono molto soddisfatta del mio risultato. Non sono ancora, diciamo, come quelli che avevo anni fa, ma anni fa non li tagliavo e quindi di conseguenza. Però avete visto che ad aprile dell'anno scorso ho dato proprio un taglio netto ai miei capelli a casa, tra l'altro, perché erano rovinati e non ne potevo più. In questo caso probabilmente non li taglierò più perché sono riuscita a recuperare la mia chioma in qualche modo, quindi non li taglierò più per il momento. Come fare quest'acqua di riso? Io parlo tanto, scusate, ma perché a volte parlo poco e mi dite che parlo troppo poco e non si capisce, a volte parlo tanto e mi dite che parlo tanto, di andare subito al succo del discorso e non so mai come dosarmi. Io in realtà sono una chiacchierona in natura ed è difficile che io riesca a far parlare qualcuno perché ho tantissime cose da dire. Quindi mi scusi in anticipo. Dicevo, acqua di riso. Si prende una bella ciotola di riso, lo lavate bene ovviamente, dopodiché rimettete l'acqua nella ciotola. Adesso troverò delle clip, l'ho già fatto vedere. Andate a metterci il riso. Potete fare più opzioni. Una, lasciarlo 48 ore o 24 ore nella ciotola e poi utilizzarlo. Due, lasciarlo per più ore nella ciotola e farlo fermentare. Tre, lasciarlo mezz'ora, un'ora, due ore al massimo ed utilizzarlo. Logicamente la cosa, cioè più lo lasciate nell'acqua, più l'acqua si impregnerà di sostanza e quindi diciamo che avrà più sostanze, più ingredienti, più nutrienti, più che altro da offrire al capello. Logicamente, se non abbiamo tempo, se ovviamente abbiamo dimenticato di comprare la maschera per capelli al supermercato durante la spesa settimanale o nell'ordine online che adesso facciamo, non è che aspettate un mese prima di fare la maschera. Lasciatela due ore e fate la maschera, oppure la lasciate 24 ore, un'intera notte o 48 ore e poi la andate ad applicare. Come applicare questa maschera di riso sui capelli asciutti, sui capelli bagnati, sui capelli non lo so? Ricevo tantissime domande, quindi provo a riassumerle tutte in un solo video. E così farò anche per altri argomenti. Tornerò anche a fare le live presto, non le sto più facendo perché registro i video ad orari improponibili e dubito che a mezzanotte, a luna di notte ci sarà qualcuno in live, solo per questo motivo, anche perché purtroppo è un periodo in cui non riesco a prendere sonno. Ne parleremo in un altro video, o perlomeno
So perché non riesco a prendere sonno, ma lasciamo stare, questo è a parte un altro video. Dicevo, allora, che cosa fare poi? Andiamo sotto la doccia, ovviamente, o comunque mettiamoci un asciugamano. I capelli non c'è bisogno di bagnarli prima, anche se a volte li bagno anch'io, perché tanto l'acqua di riso è già bagnata di per sé, è acqua appunto di riso, però potete anche bagnare i capelli. Iniziate a massaggiare. Ok, mi raccomando, importantissimo il massaggio, lo dico sempre, a testa in su e a testa in giù. C'è una cosa che si chiama metodo inverso che nomino tantissimo. Nomino tantissimo perché in un libro delle star di Hollywood, che tra l'altro qui davanti, se volete, vi tiro su che è il mio manuale di bellezza in assoluto, molto vecchio devo dire, ve lo prendo. Eccolo qui, il mio manuale di bellezza vecchissimo, lo potete vedere anche dalle pagine che sono gialle. Non apro, diciamo, forte perché altrimenti rischio di perdere qualche pagina. Questo libro di bellezza, che si chiama La conquista della bellezza, appunto, è un libro che è stato scritto nel 1000, scusate, nel 1953, può essere. E che mi ha dato tantissimi spunti sui metodi delle star di Hollywood degli anni 50 e mi piace per diversi motivi. Uno, anni fa non c'erano tutti questi trattamenti come adesso, quindi in realtà diciamo che costava anche meno prendersi cura di sé, quindi mi piace. Due, mi piace confrontare i metodi che esistono ancora di adesso con quelli di tanti anni fa, vorrà dire che funzionano. Il metodo inverso è una cosa che mi è piaciuta molto. Proprio perché effettivamente, ma lo sto leggendo anche in un altro libro su un'altra tematica che parleremo poi, se non mischiamo troppe cose, ovviamente è giusto aiutare anche il cuoio capelluto a avere una buona circolazione. Possiamo appunto massaggiarlo, ma fare anche il metodo inverso, che vuol dire stare tra virgolette con le gambe alzate, possibilmente a testa in giù se ci riuscite, altrimenti solo con le gambe alzate. Quindi massaggiate con movimenti circolari, lasciate in posa con una cuffietta di plastica di quelle da hotel che vi danno. Lasciate in posa, fate altro, fate le pulizie, vi rilassate, vi leggete un libro, prendete una tisana, insomma, fate quello che dovete fare e poi andate a sciacquare i capelli. Ovviamente, perché questa domanda mi viene fatta spesso, devo lavare i capelli con lo shampoo, con il balsamo. Sì, ragazze, perché comunque l'acqua di riso è comunque un alimento. Un po' come le persone che mi dicono ma l'odore della cipolla rimane impregnato nei capelli, oppure ma l'uovo mi rimane impregnato nei capelli. Ragazzi, dovete lavarli con shampoo, balsamo e questo è tutto. E ovviamente quante volte farlo? Beh, in realtà un po' come vi fate le sopracciglia tutti i mesi o tutte le settimane, dipende dalla vostra crescita, va fatto quando vi lavate i capelli, quindi meglio, più siete costanti, meglio è, anche perché vi ricordo che esattamente come per le ciglia e sopracciglia, il capello ha un ciclo per cui nasce, cresce e poi cade. Ne cadono di meno rispetto a ciglia e sopracciglia, appunto perché facciamo questi rimedi che li fortificano, però comunque bisogna essere molto costanti, quindi quando potete, non è che dovete avere per forza nel calendario quando fare l'acqua di riso. Fatelo quando potete, insomma, quando siete libere, quando siete nel weekend, quando siete nel giorno libero, fate l'acqua di riso sui capelli. Se mi vedete un po' titubante è perché i cani sono in casa da soli al piano di sopra e sento dei rumori strani, quindi sto cercando di capire cosa stanno risorgendo in questo momento. E niente, questo è tutto, poi li sciacquate, li asciugate, vi consiglio l'ultimo lavaggio di farlo con acqua tiepida che vi raffredda, ma solo per chiudere le cuticole del capello, non per altro. E poi niente, basta, e poi asciugate i capelli e siete a posto. Ok, un bacione.